Analizziamo un servizio con uno stance footup e valutiamo che cosa succede dal primo movimento, che è questo. Quindi ragioniamo su una partenza dove il peso del corpo viene portato sulla gamba dietro e in questo caso possiamo dare come riferimento che dove si trova la racchetta si trova il peso del corpo, quindi il primo movimento parte sempre con una situazione dove parte prima il lancio di palla, mettendo il peso del corpo dietro e la racchetta segue verso il fondo del campo, quindi va a creare un movimento ampio verso l'esterno. Questo particolare qui ci porterà poi a trovare il massimo del carico, che è questa figura. Quindi al momento che la giocatrice inizierà ad appoggiare definitivamente il piede destro, in questo caso, questa è la figura di massimo caricamento, dove tutti e due i piedi sono in carico e c'è una linea continua tra il braccio che ha lanciato la palla e il punto di carico dei piedi. Andando avanti, troviamo l'attacco palla, quindi la racchetta inizierà a scendere dietro, di conseguenza la spinta della gamba dietro darà la possibilità alla giocatrice di portare un'altezza corretta verso la palla e di conseguenza il tenere in controllo l'anca destra. In questo caso, un attimo prima dell'impatto, c'è ancora il controllo dello sguardo sulla palla e questo è importantissimo per controllare poi la stabilità e l'equilibrio in uscita. L'impatto è a ore 12 e nella parte finale c'è una pronazione della racchetta verso l'esterno, che è quello che determina poi la velocità finale. Nella fase finale, l'atterraggio è sulla gamba sinistra con il controllo del peso del corpo pronto per ricevere una risposta.